dirti una cosa, parliamo invece della tua canzone, anzi delle tue canzoni, perché io le ho ascoltate. Ho ascoltato Come il sole quando piove, che già il titolo è di per sé molto bello, ma dove c'è una bella musicalità e una bellissima voce tua, quindi una bella presenza, eccetera. Per finire, nei tuoi 3 anni, no, nei tuoi 5 anni, dal 2017 che canti, con il colore del vino, cosa è cambiato in 5 anni? Allora, sicuramente è un processo di maturazione, no? Per argomenti, per modalità di espressione. Però ti dico che, per esempio, una cosa a cui facevo proprio caso oggi, che sia il colore del vino scusami, Come il sole quando piove, parlano di due argomenti molto vicini tra loro, quindi ti posso dire che spesso, siccome Come il sole quando piove è stata la mia prima canzone, avevo 17 anni e il colore del vino è ambientata, no? Qua, più o meno a quell'età lì, ti posso dire che tornare bambini e parlare di cose più, come si può dire, più incantate, no? Può fare Ok, sempre bene. Io credo certo. che andare a scavare nel profondo sia fondamentale, no? Per Ok. scrivere. E quindi anche magari ricercare delle emozioni, determinate sensazioni che potevano essere provate con quella che è un'ottica più bambinesca, no? Quindi molto, molto più leggera rispetto a quello che può essere ora. Ci sta assolutamente. E peraltro volevo chiederti appunto, visto il colore del vino, che è un titolo davvero singolare, tanto se è vino rosso o vino bianco. È E granata. poi, sì, granata, ecco. Ma al di là adesso dei colori delle bandiere delle nostre squadre, però questa è una bellissima, drammatica storia d'amore, o forse neanche d'amore, perché alla fine poi sta storia non è mai diventata una storia. Allora, è una grande canzone, grande, questo sarete voi a dirlo, però è una storia di passione, non è, diciamo, non c'è mai stato niente fondamentalmente, però a livello pratico, ecco, se così posso dire, però c'è stato veramente tanto, tanto, tanto sentimento passionale tra me e quest'altra persona, quindi proprio personificarlo in Quindi è una quello. storia vera intanto, È una eh? storia vera, è una storia vera. Quindi in personificarlo proprio nel vino, anzi vino rosso ovviamente, quindi dare al paragonare, no? Il rosso della passione con il rosso del vino, carica secondo me di significato quello che può essere proprio il sentimento passionale di quel momento. Il vino, cioè, da sempre è accostato alla verità, oltre Certo, questo, sì, no? in vino Quindi, veritas. esatto, e quindi proprio dare della veridicità in quello che era il sentimento di quel momento lì. Senti, non per andare, sai, mettere il dito nella piaga, ma è passato un po' di tempo ormai, hai assorbito tutto questo, hai bevuto un calice di rosso e ti sei ripreso. Sì, no, questo assolutamente. Più che altro è stato bello parlare di questa sensazione perché è una sensazione diversa dalle altre, no? Cioè, spesso ci si focalizza su quello che succede e mai su quello che non succede, Bravo, anche sì. se ciò che non succede cioè, ti lascia immaginare molto, molto di più, no? Certo, assolutamente. E quindi ho voluto sperimentare proprio questa parte di me. Sai cosa mi ha colpito in una delle tue numerose interviste? Perché tu sei un po' al centro dell'attenzione in questo momento con questa canzone. Mi hanno virgolettato una frase che hanno detto che è tua, e tu me lo confermerai adesso, che secondo me è molto bella. Hai detto, in riferimento proprio al brano, che sarà mattina anche domattina. Dopo ogni notte ci sarà sempre un'alba e torneremo a splendere con la luce del sole. È vero. Bellissima. Ecco, io penso che sia così. Cioè, proprio sarà mattina, anche domattina, è un po' anche quella voglia di dirselo da solo, no? Guarda, tutto passa. Cioè, è vero, non è successo niente, quindi ci sei rimasto male per questo, però calcola che sarà mattina, anche domattina. Cioè, di cosa ti preoccupi? Giusto, Capito? giusto. Domani è un altro giorno, no? Come Esatto, dicevano nel esatto. famoso film. Sì, è S proprio questo. Senti, Re, tu le canzoni te le scrivi tutte da solo, partecipi con altri, fai musica a testo, visto che tu sei un pianista, dico bene? Sì. E Io quindi ho fai. iniziato addirittura prima a suonare e poi a cantare. Ho fatto un po' l'inverso,
di solito i ragazzi vedo che prima si avvicinano a quello che è il canto e poi successivamente passano a suonare uno strumento. Invece per me proprio il pianoforte è stato il mio primo amore, no? Certo. E conoscere la musica con il piano è stato bellissimo. Quindi tu sei un cantatore Sì. completo, quindi fai la musica, fai il testo, canti, arrangi probabilmente anche, sarai, farai anche, ti In correrai anche parte. dell'arrangiamento. In parte, la linea melodica del piano mi limito a Beh, fare quello, perché è già abbastanza.